Petro Poroshenko fa una parziale marcia indietro sulla blacklist della stampa, ma chiede ai paesi europei di estendere le sanzioni alla Russia. Un ripensamento che arriva all'indomani della nuova lista di proscrizione contro Mosca per le elezioni convocate dai ribelli nel Donbass. Dopo l'incontro con l'ambasciatrice del Regno Unito, Poroshenko ha ordinato di cancellare dall'elenco 6 dei 41 giornalisti compresi nella lista, tra loro i corrispondenti dell'emittente pubblica britannica. Ordinerò immediatamente di rivedere questa situazione. Come presidente ucraino, io combatto per la libertà di stampa. Nella lista delle persone non grate è finito anche l'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi per la sua visita in Crimea con Vladimir Putin. Colpiti dalle sanzioni anche il ministro della difesa russo, il presidente della Duma, la compagnia aerea Aeroflot e la banca della Gazprom. Sulle compagnie aeree si rischia il caos anche perché i vettori continuano a operare. Le autorità dovrebbero spiegare a quelle persone che hanno già acquistato i biglietti quando inizierà la sospensione dei voli e chi rimborserà loro i soldi. Mosca accusa Kiev di aver violato gli accordi di Minsk e sostiene che le elezioni locali convocate dai ribelli nel Donbass sono un passo obbligato. Le sanzioni imposte dall'Ucraina avranno la durata di un anno. Inoltre Petro Poroshenko ha invitato i suoi colleghi europei ad estendere le sanzioni alla Russia per le elezioni illegali organizzate nel Donbass.